Pomeriggio si parlerà di un argomento purtroppo che è presente tutti i giorni nelle persone con cui parlo e negli ambienti che frequento, che è quello delle truffe nel trading. Allora, dobbiamo cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica e dare più informazioni possibili per cercare di evitare queste organizzazioni che ormai invadono le nostre bacheche dei social e i nostri telefoni, le nostre chiamate e così via. Allora, principalmente per poter capire, intanto nella schermata state vedendo il nostro sito, il mio sito, che è accademiadeltrading.com, e nella sezione del blog potete vedere, insomma, tanti articoli dove, insomma, si parla di tantissimi argomenti e quindi si cerca di informare il più possibile quei soggetti che sono interessati a questo mondo, ma che tante volte, un po' per l'avidità, un po' per la voglia di fare subito, purtroppo cadono in queste società che di trading non hanno assolutamente a che fare completamente. Quindi, fondamentalmente, cosa dobbiamo fare per capire se si ha a che fare con società serie o meno? Innanzitutto dobbiamo fare un'importante distinzione. Sono tre le categorie di società di trading con le quali si può avere a che fare. Allora, la prima categoria sicuramente è quella delle truffe conclamate. Le truffe conclamate non sono altro che quelle società con delle sedi legali in paradisi, fiscali, quindi voglio dire isole Marshall, o altri posti, assurdi, ok? Che promettono, continuano a promettere, continuano ad utilizzare parole a casaccio tipo Bitcoin, tipo rischio zero, guadagno elevato, eccetera, eccetera. Queste società che vi invitano subito a depositare quando non avete nessuna idea neanche di quello che sia trading, neanche di quello che sia il significato della parola trading, ok? Quando ci sono promesse importanti e quando si parla di zero rischio, ok, siete praticamente nella prima categoria di società, ovvero le truffe conclamate. Ok? Quindi sede fiscale in isole paradisiache, soggetti con accenti approssimativamente italiani che vi invitano a versare subito dei soldi su dei conti, fate conto che sostanzialmente siete in una vera e propria truffa. Quindi, come ripeto, la prima categoria è quella delle truffe conclamate. La seconda categoria è quella dei market maker. E la terza categoria è quella degli ECN, che sono gli unici che si salvano. Quindi, truffe conclamate l'abbiamo detto, i market maker sono coloro che fanno il mercato, quindi ti fanno il mercato. Fare il mercato non è una bella parola, ok? Cosa vuol dire fare il mercato? Fare il mercato significa che tu operi su una piattaforma di trading, ok? E dall'altra parte hai un soggetto che piuttosto che mettere le operazioni direttamente al mercato, non fa altro che farti lui il mercato, ok? Questo significa che tu pensi di andare al mercato reale perché vedi la tua operazione sulla MetaTrader 4, sulla tua piattaforma, ma in realtà al mercato non ci sei, è lui a farti la controparte. In questo, ovviamente, tantissimi non sono a conoscenza, ma comunque gli addetti ai lavori lo sanno, che all'interno di un market maker la società può modificare i prezzi rispetto a quelli reali, avere spread molto elevati, non pagare gli swap positivi ma averli solo negativi, insomma, utilizzare delle manovre che sono poco corrette, ok? Purtroppo anche questi godono delle licenze, di alcune licenze, ma tuttavia sono dei market maker. Non te lo diranno mai, ma sono dei market maker. Come fai a capire se hai a che fare con un market maker, ovvero con uno che ti fa il mercato e quindi non ha l'interesse che tu vada avanti nel trading, bensì ha l'interesse che tu possa perdere tutti i soldi che hai nel conto? Allora, per prima cosa, un market maker è molto sponsorizzato, lo trovi da qualsiasi parte, perché ti parla di 250 euro. Prova, inizia con 250 euro, prenderai le azioni Amazon, investirei su Bitcoin, eccetera, eccetera. Signori, con 250 euro non si può fare trading, non si può fare trading per guadagnare, non si può fare trading per fare un lavoro serio.
Ok? Non si necessita di grandi capitali, ma con i 200-250 euro lasciate perdere, teneteli in tasca. Ok? Non è trading quello, quella è una simil truffa. Quindi il market maker di solito ha spread molto alti, quindi ti puoi accorgere lo spread cos'è? È il differenziale tra bid e ask nell'operazione. Quindi tu vai ad aprire un'operazione e una commissione è già da subito molto alta, perché il market maker la decide in maniera molto autonoma come calcolare quella commissione. Ok? Gli swap sono sempre negativi e di solito ti chiedono di versare subito, versa subito. Per fare cosa non si sa, ma versa, intanto versi, perdi i soldi e poi si vede. Quindi attenzione alle società troppo sponsorizzate, troppo spinte, perché quelle non vi fanno andare da nessuna parte. Quindi spread molto alti e requote, quindi requote significa che quando apri l'operazione al mercato a un prezzo loro lo riquotano, e difficoltà nel fare prelievi e commissioni nel fare depositi. Quindi ci sono diverse caratteristiche che ti possono far pensare con chi stai avendo a che fare. Quindi abbiamo parlato delle truffe conclamate, ovviamente non sto facendo nomi perché è giusto così, ognuno poi fa le proprie ricerche. La seconda categoria è market maker, che sono società che hanno anche delle licenze, ma lavorano sulla perdita del cliente. La terza categoria invece è data dagli ECN, DMA STT. ECN sta per Electronic Communication Network e DMA sarebbe il Direct Market Access. Quindi, come puoi vedere da questi sinonimi, ECN, DMA, STP e non-dealing desk, quando hai a che fare con questa terza categoria di società di trading, hai a che fare con una società, con un broker serio. Un broker serio cosa vuol dire? Un broker che ti porta a mercato direttamente. Come fai a capire che ti sta portando al mercato e quindi le operazioni che hai in piattaforma sono realmente al mercato? Te ne accorgi dagli spread che sono molto stretti, sono molto bassi e variabili. Perché? Perché dipendono dai tassi interbancari. Ok, andando direttamente al mercato tu hai la possibilità di avere degli spread all'apertura molto bassi e variabili, mentre come abbiamo detto prima nel market maker sono alti e fissi. Inoltre nell'ECN hai la possibilità di guadagnare anche nello swap, quindi durante la notte in base a come sei posizionato, in base allo strumento che stai utilizzando e in base alla direzione che hai intrapreso di buy or sell, la tua operazione può pagarti degli interessi notturni, quindi in positivo, oppure ti può addebitare degli interessi notturni. Questo dipende dagli interessi interbancari, in quanto il broker va direttamente, ti porta direttamente al mercato. Quindi non fa altro che fare quello per il quale nasce, ovvero l'intermediazione, la possibilità di accedere direttamente ai mercati finanziari. Quindi in questo caso si parla anche di no dealing desk, quindi l'operazione va direttamente al mercato e come puoi capire dalle cose che ti ho detto, l'ECN non ha nessun interesse di buttarti giù il conto, perché guadagna sulle tue commissioni, poche, variabili, ma guadagna sulle tue commissioni. Quindi se tu domani bruci un conto, ok, il primo a perderci è l'ECN, il primo a perderci è il broker. A differenza del market maker delle truffe conclamate, nelle truffe conclamate, nel market maker tu inizierai con pochi capitali, poi a mano ti faranno aumentare i capitali fino a quando ti faranno implodere, esploderai e tutto il loro guadagno sarà la tua perdita. Quindi questo video vuole essere un video per sensibilizzare quella che è la conoscenza e quelle che sono le possibilità di fare un trading serio, piuttosto che farsi truffare. Spero che questa registrazione sia utile a tutti quelli che si immettono in queste società da 250 euro con accenti approssimativamente italiani e che si fanno fregare quotidianamente. Informiamoci, siamo quasi nel 2020, abbiamo accesso tutti a internet, abbiamo dispositivi. Prima di fare qualsiasi movimento, informiamoci. Soltanto questo. Questo è il mio invito perché sentendone tante troppi tutti i giorni mi sono sentito quasi costretto a fare questa registrazione. Per qualsiasi dubbio o per perplessità, potete contattarmi attraverso la sezione contatti del mio sito www.accademiadeltrading.com. Tuttavia, rimane pubblico il blog dove vengono inseriti quasi tutti i giorni nuovi articoli, quindi che cos'è lo swap, cosa significa speculare in borsa, introduzione alla strategia di trading e così via, che cos'è il mining, anche qui
faremo una registrazione su quelle che sono le monete virtuali, quindi cercare di capire se il Bitcoin pre si presenta come un'opportunità oppure anche quello come un inganno. Vedremo quali sono i vantaggi, i possibili svantaggi dell'utilizzo delle monete virtuali. Vi ringrazio per la pazienza e per l'attenzione, auguro a tutti una buona giornata e mi raccomando di rimanere con gli occhi aperti.